La tua Etruria è a Capitani in Tuscia, l'incontro per ricordare Giorgio Capitani, che proprio domani ricorrono i 5 anni dalla sua scomparsa, non potevano che essere a Viterbo i ragazzi di Rocca, ragazzi un po' cresciuti, vero? Giusto il miracolo di Giorgio Capitani, salve Paolo Gasparini, in Rocca Banti, Massimiliano Pazzaglio. In arte Alfano, Alfano maresciallo Alfano. Farsi chiamare ragazzi ormai questo sarebbe l'unica possibilità, insomma, il miracolo di Giorgio. Però per tanti spettatori è rimasta ancora quei ragazzi, eh? Ancora ci sono pagine Facebook, ci sono repliche che vanno benissimo, perché un prodotto quando è fatto bene è eterno. Poi quello fu il prodotto, cioè quando noi cominciammo iniziava... Era la prima fiction dopo Tangentopoli, in realtà la fiction, la cosiddetta fiction italiana è partita da là, tant'è che a noi non ci hanno fatto più lavorare perché dicevamo sempre che eravamo troppo riconoscibili in Rocca, quindi così. Questo è vero, ecco. Questo è vero, sì. Sì, mi ritrovai... Sì. Nelle altre fiction no, perché sei troppo connotato, ma che vuol dire troppo connotato? Uno si leva la connotazione, l'uniforme e passa ad altre cose, questa cosa che dice Paolo è vera. Però noi siamo più contenti di aver fatto Rocca, cioè io baratterei volentieri Rocca per molte altre fiction. Che ne so, con... Cioè esempio, non baratterei anzi. Per esempio anche con una fiction tipo Papa Giovanni, dove c'erano altri attori pessimi, tipo Massimo Ghini. Che faceva il Papa da giovane. Se ne insomma, sta andando Massimo Ghini e sapremo di chi è la colpa. Purtroppo Giorgio ha lavorato con degli attori straordinari, eccezionali, non vogliamo parlare di noi. E poi purtroppo ha dovuto ed è stato costretto, gli sono stati imposti degli attori veramente così per altre fiction. Massimo può venire a picchiarlo in diretta perché così mi potrei anche divertire. Un ricordo di Giorgio e un ricordo di Viterbo, poi vi lasciamo raccontare qualche cosa al pubblico che già sta arrivando. Beh, Giorgio, credo basta elencare, a parte il maresciallo Rocca di cui è padre, ma commesse lo stesso Papa Giovanni, uno degli, probabilmente forse lo share più alto nella storia della televisione italiana, anche quello girato in parte qui a Viterbo, e un'infinità di altre cose, insomma, quindi Giorgio, io a Giorgio devo gli inizi e gran parte della mia carriera, quindi... Io di Giorgio mi ricordo, Simona? Facciamo entrare al volo Simona. Simona, ti riclamano, tanto dovrai arrivare. No, vabbè, tanto sta qui, mi sento. Giorgio, io ricordo il rigore unito all'umorismo. Il grande rigore sul set, ma unito anche all'umorismo e alla voglia ogni tanto anche di lasciarsi andare al gioco. Dopo che aveva però conquistato il ciak, quello buono. Sì. Poi a proposito di questa cosa io ci tengo a dirlo perché questa signora che stava sempre stata dietro le quinte, io se a Giorgio devo sicuramente, diciamo, la visibilità della mia carriera, le opportunità più grandi della mia carriera me le ha date questa signora qui, a cui sarò sempre legato e sempre grato. Sempre. Si chiama Simona Tartaglia. Sì. Salve. Allora, Simona, sì, io sono colpevole di aver scoperto questi due soggetti, ok? E tutti gli altri. Anche. E tutti gli altri, però insomma, particolarmente voi. Ieri sera ero a cena con Stefania Sandrelli, che saluta, ma non è potuta venire perché aveva un grosso impegno, e che ricorda veramente con nostalgia il periodo che ha passato qua. Si ricordava perfettamente la scena sulla loggia, c'è cioè la dichiarazione d'amore che tra vedremo, loro due. Che vedremo. Allora non dico altro, se no anticipo troppo. E l'hanno chiamato più voce, con parole bellissime, Massimo Ghini, che è protagonista assoluto anche di questa giornata, perché non è tanti film con Giorgio, e quindi un piacere accoglierlo a Viterbo. Benvenuto Massimo. Diciamo che sono già venuto parecchie volte a Viterbo, nel senso che Viterbo è stata dal punto di vista di amicizia e di lavoro un posto al quale sono legato. E il cinema. La macchina di Santa Rosa dalla mia terrazza. Ho visto anche la macchina di Santa Rosa dalla terrazza, peraltro sotto chi portava, tra quelli che portavano c'erano anche degli amici legati a Franco Zeffirelli, c'è cioè Luciano, il figlio adesso adottivo di Franco, Luciano Zeffirelli, che è un altro di quelli. Sì, mi trovate preparato. Paolo che parlava malissimo. La cosa che... Io poi, lui non l'ho scoperto io, naturalmente lui era già famoso ed importante quando c'è stato l'incontro con Giorgio. Ma il bello dell'incontro con Giorgio è che non è Giorgio regista e io attore, ma è Giorgio attore e io attore. Certo. Allora, non c'entra con Viterbo, ma non mi posso dimenticare, stavamo girando qualcosa che riguarda
Viterbo, Papa Giovanni, ed eravamo a Sofia. Sì. E una sera Massimo con il direttore di produzione sono andati un giorno a fare la spesa, poi si sono messi i cappelli da cuochi e hanno cucinato una cena buonissima per tutta la troupe in albergo, e qualche cliente dell'albergo ne ha anche beneficiato. Ed è stato, sì, io ho le foto. Anch'io. Momenti di set, momenti di vita per voi. No, assolutamente. No, ti dicevo la cosa dell'attore perché noi facemmo insieme Un'isola diretto da Carlo Lizzani, che era il mio secondo film, e il film inizia con una voce fuori campo, io che sto ragionando affacciato a una finestra, sotto c'è scritto aprile 1945, è la notte prima dell'insurrezione, per cui poi Milano viene liberata, comunque i nazifascisti cacciati. E sto parlando di questa cosa, ragionando, guardando in questa luce quasi dell'alba milanese, dove a un certo punto sento suonare alla porta. Io vado ad aprire la porta di casa e nella porta di casa ci trovo Giorgio col suo impermeabile bianco, che io adoravo, un po' francese, però quello lì ce l'aveva, che insieme non mi ricordo chi altro veniva a riunione da me per decidere, appunto, eravamo sul punto di partire. No, no, diceva battute, per cui non era una comparsa, quindi una figurazione speciale, e me lo sono trovato di fronte. Però, quella è stata la prima volta, sapevo chi era chiaramente, però la prima volta c'era proprio materialmente incontrati, però attori tutti e due, abbiamo girato questa scena che inizia questo film. Un'isola di Lizzani. Sai che mi stai svelando una chicca che non conoscevo? Trova il video, ti mando qualche cosa. L'inizio del film è questa cosa. Fantastico. Giorgio che entra dalla porta e io che parlo con lui. Quindi adesso oggi si racconteranno delle cose solo belle, ovviamente. Il ricordo di Giorgio e il legame con la città. Immagino che ci sarà molto da dire in questo Capitano in Tuscia. Non posso dimenticare la sfilata a via Marconi, che era una strada di Milano, con Mattei, sì, e tutti gli operai dietro che fanno la sfilata, Vittoria Belvedere, e fate la sfilata su via Marconi, che è proprio una strada centralissima, assolutamente centrale. Che ricorda che era la sfilata quella della Vittoria, praticamente, della Resistenza, che sfilava. Sì, ed era via Marconi. E questa è la magia del cinema, perché ogni luogo può diventare un altro, soprattutto quando Viterbo è così adatta, fuori, vero? Fuori da questo luogo dove stiamo facendo questa bellissima commemorazione per Giorgio, cioè, ci sono le mura di Porta Fau, dove lui è stato fucilato. Io sono fucilato. È stato fucilato. È stato anche fucilato. Sì, l'ho fatta tutte a Viterbo. Allora, di solito era molto difficile sul set capire quali erano i carabinieri veri che ci stavano monitorando e quali erano le comparse, per cui generalmente c'era sempre un equivoco, assolutamente. Era perfetto a quanto pare. Viterbo, sì, come Angelo Zemella, che è l'organizzatore di tante cose girate, sì, con Giorgio, insieme a Giorgio e al produttore che ha deciso di venire a Viterbo, che ci abbiamo studiato tanto, e poi abbiamo fatto dei sopralluoghi con Giorgio e abbiamo scoperto che il quartiere di San Pellegrino era perfetto per noi, e di conseguenza poi era anche perfetto per noi, perché essendo Viterbo comodo, vicino a Roma, per cui tutto quello che noi avevamo bisogno era facile ad averlo, andare in una, e poi Viterbo era abbastanza congeniale come per la storia, e di conseguenza abbiamo deciso di venire a Viterbo, e da lì poi Viterbo è stata molto, ma molto aperta nei nostri confronti, perché il sindaco e tutto quanto, e allora abbiamo... E noi speriamo che tutto questo possa ricominciare, certo, sì, assolutamente, ce lo auguriamo tutti. Specialmente con la fiction si potrebbe fare delle ottime cose. Maresciallo Rocca, carabinieri. Potevamo non avere con noi i nostri angeli custodi che ci hanno seguito per tutte le serie di Maresciallo Rocca. All'epoca eravate? Io ero luogotenente e comandavo la stazione di Bagnaia e poi Viterbo. Maurizio Iannacone. Maurizio Iannacone. E tu? Io ero maresciallo capo, adesso luogotenente, e comandavo la stazione di Capodimonte. Daniele Tramontana. Tu hai avuto a che fare con loro, naturalmente, no, e loro ci hanno aiutato tantissimo. Il mio supporto professionale
importantissimo proprio per tutte le riprese, per tutto quello che c'era da fare, e poi la consulenza era importantissima, perché fare un film sui carabinieri bisogna seguire delle regole ben precise, bisogna essere precisi, bisogna essere nei dettagli, eccetera, eccetera. E loro ci hanno seguito con grande pazienza e grande serietà. Il capitano ha qualche curiosità, che sì, abbiamo anche il comandante, però non so se può. Tanto era la diciamo l'accortezza che tenevamo ai carabinieri tra i veri e quelli finti, che a volte ci confondevamo, che non sapevamo quali erano i veri e quali erano i finti, dicendo, perché erano talmente ben precisi. Le comparse erano vestite e invece, molto bene, con Giorgio, oltre a condividere il freddo tanto della piazza che abbiamo preso, un giorno gli ho detto: povero vecchio Giorgio. Lui mi fa, dice: vecchio sì, povero, però povero no. Figuriamoci. Questo ma sì. Possiamo presentarlo, il comandante? Comandante, benvenuto. Lui non c'era. Non c'era quando... Sì, sì, però... Ma l'avrà visto Rocca, sì. Che pensava quando vedeva Viterbo nel maresciallo Rocca? Ma pensavo intanto che Viterbo doveva esserci... Che a Viterbo doveva esserci molto da fare, evidentemente, visto tutte le cose che succedevano col maresciallo Rocca. E quando mi hanno detto Viterbo, che sarei venuto qui, insomma, ero un po' preoccupato, perché se, per fortuna la realtà era un po' diversa da quella del maresciallo Rocca. Esatto, esatto. Parleremo dentro. Sì, eh? A questo punto penso che... Dobbiamo andare. E quindi noi andiamo a fare questo ricordo a Giorgio, a ringraziarlo per quanto ci ha lasciato e per quanto amore ha trasmesso a Viterbo. Speriamo naturalmente Ceniti, il presidente onorario del Touring Club, e la Fondazione Carivit, che hanno voluto rendere questo omaggio a Giorgio e quindi mi hanno dato questa possibilità di parlare di lui. Perché vogliono andare loro in Pappadana? Al posto nostro, glielo dico io, perché dietro l'Agibe c'è una miniera d'oro. E se in Italia l'industria vuole ricominciare, ha bisogno di energia a basso prezzo, ma non continuando a chiedere l'elemosina in giro per il mondo, no? Abbiamo già regalato la Sicilia agli americani, che almeno la pianura padana rimanga agli italiani. Sei mesi di tempo, non un giorno di più. Se lei mi dimostra che questa azienda serve a qualcosa, bene, altrimenti si vede. Io ho visto della gente piangere per questa macchina che passa, sembra incredibile, una macchina portata a spalle da 100 facchini che possa commuovere. E invece sì, perché commuove la gente intorno, commuove la fede, commuove l'entusiasmo, commuove la solidarietà. E siccome era una cosa caratteristica di Viterbo, il film Il maresciallo Rocca era ambientato a Viterbo, ho girato un pezzo. Scusa, io non ho capito, Giovanni, cosa stiamo aspettando? È che ho fatto due promesse.